Quindi questa intesa tra i partiti, secondo lei è possibile? Ma non è possibile, deve esserci, il Parlamento si deve pronunciare, certamente. Possono essere modifiche brevi, modifiche di breve termine, di breve termine, possono essere modifiche che chiedono più tempo. Comunque io sono convinto che ci debba essere un testo parlamentare su cui le parti, i gruppi, i partiti devono concordare. Intanto una sentenza che conferma l'Italicum, boccia solo il ballottaggio, e una sentenza che consente di andare subito al voto, come auspicavamo e come è giusto che sia. Noi rilanciamo il Mattarellum come legge elettorale migliore per questo Paese, che conserva un principio di governabilità più forte, più spiccato, altrimenti al voto subito. Questo Parlamento è stato già eletto con una legge incostituzionale. È stata fatta un'ulteriore legge incostituzionale con un popolo che ha bocciato completamente tutte le riforme di Renzi, inclusa quella costituzionale, più la bocciatura da parte della Consulta, del Consiglio di Stato, di tutte le proposte praticamente del governo Renzi. Quindi è chiaramente un popolo che chiede di andare al voto, per cui noi vogliamo rispettare la decisione del popolo e chiediamo quindi di andare al voto immediatamente. Presidente Lupi, alla conferenza dei capigruppo calendarizzata prossimo martedì, che cosa chiederete? Ribadiremo con forza, l'avevamo già detto anche alla scorsa conferenza dei capigruppo, che finalmente c'è la sentenza della Corte Costituzionale. Non si aspettino le motivazioni e immediatamente si calendarizzi la discussione in affari costituzionali della legge elettorale che tenga conto dei punti detti dalla sentenza della Corte. Ma il modello sta dentro la sentenza della Corte. Occorre dare una risposta alla domanda di rappresentanza che c'è nel Paese e allo stesso tempo garantire ai cittadini la possibilità di eleggere i propri rappresentanti. Per i diritti e le libertà individuali. Per affrontare questa terribile minaccia è necessario perseguire una strategia di dimensione internazionale. Auspico fortemente che si possano superare le difficoltà del rapporto tra la ANM e il governo, proseguendo un percorso che non possiamo smarrire di innovazione nell'amministrazione della giustizia con il pieno coinvolgimento di tutti gli attori della giurisdizione. Non l'abbiamo mica fatto noi lo strappo istituzionale. Poi se vogliono ricomporlo, ma se vogliono ricomporre lo strappo che non abbiamo fatto noi, noi siamo sempre disponibili al dialogo. Certo, di fronte all'aver stracciato i patti. Di fronte ad aver stracciato i patti. Ma mi scusi, non sarebbe stato più semplice criticare e sarebbe, chiedere al governo... Sarebbe stato più semplice rispettare gli accordi. Sì, ma di ritirare il... Nous avons écrit une lettre avec Valdis Dombrovskis à Monsieur Padoan, à Pierre Carlo Padoan, qui est extrêmement précise. Et donc nous attendons à une lettre précise, une réponse précise. Mais nous sommes là aussi dans un processus de dialogue, d'échange constructif. J'ai encore rencontré Pierre Carlo Padoan à Davos et nous avons eu un échange que je qualifierais de positif. Cela dit, la lettre, elle est là, les chiffres, ils sont là et les réponses attendues.